Eccoci qua, ragazzi, siamo tornati con un altro episodio magnifico della carriera allenatore con la SPAL. Questa maglia sta iniziando veramente a starmi benissimo addosso, sta iniziando veramente a vedermi alla grande con questi colori dopo tante altre stagioni che ci hanno fatto sognare. Ancora una volta prima di iniziare però ve lo devo chiedere, cerchiamo di arrivare assolutamente a 4.000 like per un nuovo episodio. Appena arriveremo a 4.000 like vi porterò immediatamente un prossimo episodio della carriera allenatore che ci piace in assoluto più di tutte. Abbiamo scelto una squadra veramente complicata, veramente difficile, con pochi soldi, con poche ambizioni, con poche richieste economiche, ma vogliamo assolutamente portarla sopra il tetto del mondo. Nell'ultimo episodio abbiamo concluso un paio di operazioni di mercato veramente grossissime alla nostra portata e adesso andiamo assolutamente a giocare per conquistare una rosa sempre più qualitativa. Avete messo il like, avete scritto un commento in cui mi consigliate quale giocatore andare a comprare, e allora perfetto, possiamo continuare immediatamente. Per adesso direi solamente di avanzare e di andare ad effettuare la sfida contro il Levante, perché ci servono più informazioni. Dobbiamo solamente aspettare che il nostro osservatore ci dia qualche informazione più sui giocatori che abbiamo deciso di seguire. Non ho più voce. Tra l'altro è lo scontro di cartello, perché sono le due squadre prime nel girone. Tanto abbiamo un sacco di rapporti. Simuliamo subito la partita con Levante. Vediamo se Quagliarella Boriello può essere un attacco da alti livelli in Serie A. E facciamo gol con Vicari e vinciamo così. Siamo in semifinale addirittura contro il Getafe. Andiamo a vedere in ufficio cosa ci dicono. E intanto ci hanno aggiunto 1.250.000 euro, che male non ci fanno. Dopodiché andiamo a vedere qualche giocatore. Intanto la Juve potrebbe cedere questo, ma insomma anche no. Crecco è veramente scarso. Io vorrei provare a ingaggiare anche Cutrone, perché dopo saremo veramente completi là davanti. Vediamo se il Milan ci può dare Cutrone, vediamo se riusciamo a incastrarlo in qualche altro scambio. Saltiamo. Intanto c'era già la maglia di Quagliarella. Vediamo se questo famoso Gabriel Barbosa può interessare al Milan. Ala sinistra, io non ne ho neanche una di ala sinistra. Cioè, come faccio a darti un giocatore che non possiedo? Posso darti Costa. Ti può interessare Costa? Anche se ala sinistra mi sembra esagerato. È quasi un terzino, vediamo. Oh, attenzione, però vogliono dei soldi in più. 1.430.000. Attenzione, si va avanti con la trattativa. Vediamo se arriva Patrick in sede per firmare il contratto. Andiamo subito a trattare. Cutrone e Quagliarella potrebbero essere due acquisti subito così pronti via da impazzire. Eccolo, non ci assomiglia per niente, ma va bene. Vuole fare turnover. Insomma, non vuole partire titolare, ma vuole giocarle tutte. Perfetto, è l'uomo che ci serve. 5 anni di contratto. Beh, giustamente, se viene in una nuova squadra a 19 anni, vuole rimanerci il più lungo possibile. Cutrone, 5 anni di contratto solo per te. Propongo anche una clausola recessoria. Vediamo di quanto riusciamo a metterla. In realtà la voglio di tanto. Di veramente tanto. Una clausola di 30 milioni di euro può andare bene, Cutrone? Ah, di clausola vogliono 5 milioni e 5, no, direi che è veramente bassa, è bassa, cioè 30 milioni ok, ma 5 no, mi dispiace. Ok, senza la clausola recessoria, ok, modificheranno le loro richieste di contratto. In questo momento cosa prende Cutrone? Non lo so cosa prende Cutrone, io gli do... non ne ho tanti, va bene, gli do tutto quello che ho. Ah, ci rimangono 34 euro? Dobbiamo vendere assolutamente se riusciamo a comprare Cutrone, Attenzione. Ok, Cutrone ha accettato. Gli ho dato probabilmente tantissimo, perché 62.000 a settimana per Cutrone è forse una pazzia, però avevo quelli e glieli ho dati. Bene, siamo senza soldi, falliamo. Allora, Paloschi ha detto che in prestito va a fare della tribuna e Cutrone arriva lì. Mi sto trovando veramente in difficoltà. Però Cutrone e Quagliarella li abbiamo presi e per la SPAL mi sembra veramente due acquisti super incredibili. Simuliamo anche questa partita. Intanto Cutrone si è preso il 10. Personalità incredibile di Cutrone. Andiamo a vedere se contro il Getafe riusciremo a fare risultato. Abbiamo perso 2-0, ma ci sta, siamo arrivati fin troppo in là. Speriamo che qualche soldino ci sia entrato. Comunque 1.500.000, che non è assolutamente male. Paloschi, mi dispiace, ma tu non giocherai più. Sei vecchio, sei scarso e non sei neanche di proprietà. Cioè, perché dovrei? Tanto c'è già la Coppa Italia. SPAL Frosinone. Ma il Chievo ha ritirato l'offerta per Antenucci, ma non mi è mai arrivata. Ah, intanto qua la Ternana si è interessata a Schiavon. Voglio 350.000 per Schiavon. Loro hanno offerto 170 e allora mi sa proprio che rifiuteremo, perché io ti ripeto che voglio più soldi. No! Ma no! Ho sbagliato! Ho accettato l'offerta che volevo rifiutare.
Non ci sto capendo più niente con questo FIFA, sto impazzendo. Vabbè, non è una perdita così importante, Schiavon, però, insomma. E il Perugia quand'è che avevo offerto? Ragazzi, sono veramente in difficoltà incredibile, non mi avete mai visto così in difficoltà nella carriera. Ma anche Cremonesi, ma quando le avete fatte? Sì, ma Gnoguri non può costare così tanto. Non può costare assolutamente così tanto Gnoguri, che è sempre stato un giocatore che nella carriera mi piaceva. Alla Samp ha fatto anche bene con la nostra maglia, vediamo. Mi sembra 2,8... troppo, veramente troppo. Ti do Schiattarella per Gnoguri. Sì, ma 1,6 mi sembra troppo. Schiattarella e 300.000 euro per Gnoguri. Al massimo, al massimo. Non cederemo Gnoguri per quella cifra, ma siamo disposti a venderlo per 680. Vogliamo includere anche... addirittura 680.000, sono tantini. A me va bene, ma rimuoviamo la clausola di rivendita. Mamma mia, ma quante cose puoi fare in questo FIFA? Cioè, puoi veramente... modificare qualsiasi cosa. Ma allora sei bastardo. Allora sei bastardo. No, controfferta. Ti ho detto che... No, ho sbagliato ancora. Ho sbagliato ancora. Ho sbagliato ancora. Ho sbagliato ancora. Ho comprato Gnoguri e gli ho dato anche gli ultimi soldi che mi erano rimasti. Cosa posso fare adesso? Cosa posso fare? No, non posso... Non posso accettare. Guardate il mio budget trasferimento, il mio budget stipendi, Gnoguri. Termina trattativa, mi dispiace, non possiamo. Se ci penso non ho fatto neanche un giorno di allenamento fino adesso. Andiamo a vedere. Trattativa interrotta per Schiavon e offerta per trasferimento per Mora. Vedi, allora possono arrivare in questo caso le offerte del trasferimento, ma è la prima che mi arriva. Ok, 3 milioni l'hanno accettato, perfetto. Abbiamo fatto gli spilorci per quei 200.000 euro, ma in questo momento sono essenziali. Devo dire di essere anche abbastanza soddisfatto, perché Cutrone secondo me può diventare veramente forte. Adesso facciamo qualche... minuto di allenamento anche per i giovani. Attenzione perché andiamo a chiedere Under in prestito alla Roma, quello che è soprannominato il Dybala turco. Attenzione, potrebbe andare veramente bene questa trattativa. D'accordo, siamo felici di cedere Under in prestito per 2 anni. Abbiamo già visto che in Serie A Under sta facendo benissimo con la maglia della Roma. Io contatto anche Patrick per il prestito, potrebbe essere un altro giocatore interessante da mettere come terzino di destra. Sembra giusto anche alla Lazio e quindi anche questa trattativa potrebbe andare in porto. Benissimo ragazzi, così sia Under che Patrick. Prendiamo tutti i giocatori che giocano a Roma. Sarebbe bello anche Musonda in prestito, vediamo se il Chelsea... è disposto a cederci anche lui e poi potremmo addirittura pensare addirittura di cambiare modulo e giocare con gli esterni. Ma questo è Antonio Conte, grande Antonio. Sono felici di cederlo in prestito. Attenzione, potrebbe rivelarsi una mossa incredibilmente efficace. Stretta di mano tra me e Antonio Conte e vediamo un po' come finisce. Under ha rifiutato la trattativa, attenzione. E Mora ha detto no al Bari. In compenso il Parma ha fatto nuovamente un'offerta per Mora e quindi possiamo tornare qua. Però Under che non vuol venire da noi non è una cosa bellissima. Un'offerta per Antenucci, 3 milioni e 200.000 euro, che non è male da parte dell'Udinese. Nuova offerta per il cartellino, io voglio almeno 4 milioni di euro per Mirko. Beh, potrebbe quasi andarmi bene, io dico che lo accetto. Affare fatto, preparate i documenti. Simuliamo tutto con questi 5 giovani fenomeni pronti a diventare dei veri e propri baluardi della SPAL. E poi avanziamo alla ricerca di nuovi giocatori incredibilmente forti che vogliono sposare la causa. Oh, Musonda ha accettato e Patrick ha accettato, quindi entrambi torneranno ai nostri ordini. Quindi Cutrone e Musonda diventano i nostri primi due attaccanti, Antenucci sta per essere ceduto e quindi possiamo giocarcela così. Andiamo avanti sperando di riuscire a vendere sia Mora che Antenucci ed ecco qua lo stop della trattativa per Mora, non riusciamo a darlo via, incredibile. Anche per Schiavon, niente, i nostri giocatori non riescono a essere venduti, assurdo. Però abbiamo venduto Antenucci ed ecco 2.500.000 euro che ci entrano. Il Perugia vuole Vicari per 1.500.000 euro, ma non credo proprio che riuscirò a venderlo Vicari. Anche perché poi rimaniamo assolutamente senza difensori centrali e quindi rifiuto l'offerta per Vicari. Io provo a prendere anche Murgia dalla Lazio, proviamo ad acquistarlo dato che comunque a centrocampo non siamo messi benissimo e Murgia è un prospetto interessante, può diventare veramente un giocatore importante per la nostra squadra. 1.450.000, noi non ce li abbiamo purtroppo tutti questi, quindi controfferta e rimaniamo su 1 milione di euro. Siamo interessati, ma il massimo che possiamo offrire è 1 milione. Niente, 1.450.000. Niente, non ce li abbiamo e per adesso terminiamo la trattativa. Alla pari, Filippi e Gnoguri hanno praticamente lo stesso valore di mercato. Filippi potrebbe tornare all'Inter dove si sentirebbe meglio, vogliono un centrocampista, offriamoglielo. 1.400.000 è tanto però, io provo ad avanzare un'offerta, vabbè. E tutte le volte io mi sbaglio, e offro sempre quello che vogliono loro. Mi tocca interrompere la trattativa perché non ho soldi se accetto 1.500.000.
Per adesso avanziamo fino alla partita in casa con il Frosinone, la prima partita che andrò a giocare perché la Coppa Italia ci interessa. E allora per adesso abbandoniamo il mercato e cerchiamo di giocare la partita. Non abbiamo abbastanza soldi per concentrarci sul mercato adesso. Volevi! Guarda che faccia! Guarda che faccia! Non se l'aspettava! Cavolata a parte, ragazzi, interrompiamo qui anche il secondo episodio. Proprio come il primo sono un po' confuso e quindi devo cercare di tagliare in punti strategici per non cercare di annoiarvi troppo. Direi che sui 10-12 minuti una carriera allenatore per episodio è veramente il tempo ideale. Io sono veramente soddisfatto degli acquisti che ho fatto perché Quagliarella, Cutrone, Patrick e Musonda sono veramente quattro giocatori di spessore per la SPAL. Con così pochi soldi bisogna anche inventarsi i prestiti. Peccato solo per Under. Fatemi comunque sapere qui sotto nei commenti chi andare a comprare, perché ci sono ancora tantissimi giorni di mercato a nostra disposizione. Noi, come al solito, ci vediamo fra due giorni se riusciremo a raggiungere i 4.000 like. E io, ragazzi, vi conosco e so che ce la faremo molto tranquillamente.